Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo Apple Blog. Allora, cosa dire in questo nuovo, diciamo, Apple Blog? Allora, niente, oggi volevo distaccarmi un attimo dalla Apple perché mi sono chiesto di visto che adesso stanno cominciando a uscire abbastanza televisori, mi è stato richiesto di fare una guida sull'acquisto di un televisore, visto che comunque adesso sempre in ambito di Mac abbiamo una scelta valida all'interno del Mac Mini, o comunque adesso con le Mac possiamo collegarci anche al monitor esterno. Potevamo fare anche prima, però adesso dobbiamo vedere il monitor come Mac, non è un esempio abbastanza azzeccato, però comunque possiamo attraverso il mini display port utilizzare un monitor a parte. Allora, io ho fatto all'inizio la coglionata di prendere un 20 pollici dell'LG che funzionava sia come monitor che come TV, diciamo è un ibrido, insomma le cose le fa bene, però adesso siamo arrivati a un limite dove praticamente ogni televisore ha delle connessioni che hanno un'alta risoluzione per l'utilizzo dei monitor. E voi chiederete: perché prendere un monitor? Non so, avete un MacBook o MacBook Pro, perché dovrete comprare un monitor? Allora, la risposta è semplice. Allora, come voi sapete, si possono comunque vedere i film attraverso DVD o file per vie non legali, comunque. Avete capito quindi. Certe volte il monitor del vostro MacBook Pro, a meno che non abbiate il 27 pollici o il 24 dell'iMac, risulta abbastanza un po' da scoglionati. Potete voi vedere sul letto e vederlo con amici, o c'è la TV in sala ma sei occupato, che metti caso c'è la partita, che ne so, se vuoi vedere un film sei obbligato a usare un 15 pollici o un 17 se ti va bene col Pro, o vabbè un Mac 20 pollici. Comunque io che mi ritrovo con un 15 pollici e un 20 pollici, diciamo che guardi fin col 20 pollici, però comunque arrivati a distanza di 2 anni ormai sento la necessità di passare a qualcosa di superiore. E diciamo che il mio è in HD ready, però attraverso la porta VGA, non ha l'attacco HDMI, e avendo anche preso il Dolby Surround, perché poi parleremo anche del Dolby Surround in una seconda parte o magari dopo se abbiamo tempo, insomma questa qua è una guida, diciamo, per farvi un impiantino abbastanza serio spendendo non tanto in camera per vedere i vostri film, se siete appassionati, utilizzare il vostro computer, insomma fare una bella stazione video, utilizzare anche per editing video, una cosa abbastanza buona visto che ormai i display della Apple sono tutti lucidi e la sensibilità del colore è troppo alta, quindi i colori non sono molto reali. Comunque niente, allora prima di tutto bisogna vedere il pannello del monitor. Ci sono vari fattori, abbiamo la risoluzione. Cos'è la risoluzione? Allora, la risoluzione è innanzitutto viene calcolata in diagonale, nel senso ad esempio abbiamo vari tipi di risoluzioni che sono, diciamo, i pixel all'interno del monitor, per farla in modo tristemente semplice. Abbiamo vari monitor, abbiamo il monitor ad esempio del MacBook Pro è un 1440x900 se non sbaglio, non vorrei dire una stronzata, mi sembra di sì, comunque andiamo a controllare, sì, per 900. L'HD comincia a partire dai 1080i, comunque comincia a partire dai 720p e i 1080i, insomma siamo sulla risoluzione dell'HD ready, sui 1440 in sostanza. Poi è uscita la risoluzione Full HD. La risoluzione Full HD è 1920x1080, ovvero il 21,5 dell'iMac nuovo ha una risoluzione di Full HD. Il nuovo 27 pollici ha una risoluzione di 2560x1000, non lo so, per una roba del genere, che è sopra del Full HD, quindi non so neanche io come si chiama, è una cosa abbastanza nuova, insomma, nell'ambito del tecnologico. Quindi prima cosa è il pannello e la risoluzione.
Successivamente il contrasto, prima magari il contrasto si utilizzava di più, mi raccomando non guardate il dinamico, dovete vedere il contrasto effettivo. Diciamo che i televisori ormai hanno un contrasto effettivo in media dagli 8000 ai 20000 ai 30000, diciamo effettivi, dipende poi dal tipo di pannello, dal tipo di marca, dal tipo di dimensione del, insomma ci sono varie variabili. Allora, possiamo prendere un pannello ormai, diciamo, ha una risoluzione full. Allora, l'HD LED ormai li vendono, li tirano dietro, nel senso prendono anche un 32 pollici LCD o un 37 pollici LCD con, non so, 300 euro ve la cavate. Un HD LED anche costa anche meno, insomma, comunque potete. Addirittura ho fatto un'offerta adesso per con 500 euro prendevi un plasma da 42 HD LED e a 500 euro cioè della Samsung. Allora, perché prendere un LCD o un plasma? Vedete che mano a mano diventa abbastanza grosso come argomento. Abbiamo tre differenze. Allora, LCD, i nuovi a LED e i plasma. Dico subito che i migliori sono a LED, infatti anche i nuovi MacBook, i nuovi comunque display della Mac montano un sistema a LED. Ovviamente poi arrivano gli LCD o i plasma, bisogna vedere un attimo cosa preferite. Diciamo che le immagini fisse, i plasma non le sopportano tanto perché rimangono, diciamo, inserite all'interno del pannello. Diciamo, si vede l'ombra se rimane troppo l'immagine fissa. Tipo ad esempio un logo semplice di Italia 1, di Canale 5, risulta abbastanza non sopportabile per i primi 2 mesi, quindi bisogna fare un rodaggio del televisore, quindi mettendo la visione in zoom. Si vedrà sgranata, una merda, però per i primi 2 mesi è da far così. Vabbè, magari per le prossime generazioni risolveranno questo problema. Poi, LCD diciamo è cosa migliore. Io sono intenzionato a prendere un modello da 37, perché vabbè anche il 32 è abbastanza buono. Cosa vi posso consigliare? Sì. Allora, io lo conosco. Diciamo, come marche migliori siamo la Samsung alla fin fine e l'LG sta iniziando a fare belle marche, la Sharp ha perso tantissimo questo periodo, la Sony è bella per vedere i film e i contenuti DVD, ma quando si tratta di televisione fa un po' schifo, si vede leggermente male. Un modello che vi consiglio vivamente per arrivare al sodo è questo modello, la serie 3000, non 300, serie 3000 di LG. La serie 3000 di LG ha vari formati, mi sembra il 32, il 37, il 42, a prezzi abbastanza modici. E essendo anche a prezzi modici, comunque abbiamo un buon pannello, un buon televisore. Diciamo che adesso se lo prendiamo direttamente sul sito che si chiama Eldo, mi sembra, possiamo prendere un bel pannello 32 pollici di LG col decoder digitale terrestre integrato in HD, non normalissimo, che è buono, risoluzione full HD, contrasto di 80000 che non sono che sono dinamici, sono 50000 gli effettivi, comunque è sempre buono, a un prezzo che parte dai 379 euro in 32 pollici. La cosa è abbastanza buona. Vedete, 378,90 euro con di una mai, vabbè, comunque ci sono vari siti, è un bel prezzo, è anche un bel televisore, devo dire la verità, l'ho anche visto. Soprattutto perché non avete prima digitale terrestre, soprattutto potete anche vederli in HD quando li faranno. Il modello che io consiglio vivamente, è quello che vorrò prendere io, se lo prenderò, è il 37 pollici. C'è anche il 42, ma è troppo. Il 37 pollici costa dai 5,79 ai 5,90, però io l'ho visto anche a 4,99 o addirittura se si va su Eldo Megastore, possiamo vedere che c'è anche lo stesso modello a un prezzo di 4,99. Ah, c'è addirittura qua in si vede 3,89 in 32 e 37 pollici 499, come potete vedere è un bel televisore, non è tanto grande e ha una bella, diciamo, lista, insomma, per quello che vi ho parlato io è molto buono, qui l'ho visto dal vivo, bello grosso, diciamo, come televisore e ha tutte le caratteristiche di un televisore di ultima generazione.
Bene ragazzi, il prossimo episodio, sto spostando un attimo, ho cancellato un attimo la Apple, ma non è che non la voglio parlare, ma perché volevo fare una guida un po' su queste cose, visto che è una cosa abbastanza incasinata. Nel prossimo episodio parleremo dell'impianto Dolby Surround e lì vi potrò dare buoni consigli su cosa comprare. Bene ragazzi, da questo blog è tutto, ciao ragazzi.